Devo dire che il no alla dittatura era di tutti. Tutti nascevano dal no alla dittatura. Se si vuole mantenere nella propria cultura questo no, non si può che dire sì a quello che la dittatura ha calpestato. Noi fummo educati all'Assemblea Costituente. Si va in aula sempre, si ascolta sempre e soprattutto quando parlano quelli che sono di idee totalmente diverse, si ascolta molto più e con maggiore attenzione. Queste sono le linee. E in commissione cosa si fa? Si va in commissione, ma dice: ma io in commissione non sono preparato, non prendo la parola. Ma tu non vai in commissione come vasto tavolo. Tu vai in commissione, quando è la commissione? Domani? Tu vai il giorno prima. E se sei stato sempre in aula, quando è finita l'aula, vai in commissione, parli col funzionario e dici cosa c'è all'ordine del giorno, mi dà tutti i documenti che ci sono per ciascuno e passi la notte a studiarli, anche se non devi parlare, ma sei una persona viva e presente. Quando è cominciata la discesa dei partiti e quindi del Parlamento. Quando si diceva venite in aula che parla uno nostro, ma venite in aula che parla uno degli altri. E vorrei dire, un piccolo commento, e non mi presento in divisa da cattolico, mi presento come uno. Poi si vedrà se sono cattolico, si vedrà. Se uno è di una scuola filosofica, si vedrà. Quello di proclamare io sono crea il dialogo più faticoso. Se io apro un dialogo perché gli altri sono simili a me, apro un dialogo umano. Ma se io invece parto all'Assemblea Costituente, tutti eravamo un po', io dico, ognuno chiuso nella propria torre, perché pochi avevano avuto, e io che ne ho avuto, ne avevo avuto ben poca, di dimestichezza con persone di altri partiti. Il Partito Comunista per i primi tempi non era favorevole a un'accoglienza. Chiacchierare, tu sei delle mie stesse zone, cosa fai? No. C'era una. Perché? Ma perché nella disciplina così ferrea che avevano come partito allora, il discorso di un rapporto umano che nasce, che è vicino all'amicizia, indebolisce fortemente. Quando sei in aula e devi urlare contro, quando lì. Quello è anche tuo amico e la voce si spegne a metà, insomma, no? Quindi è un discorso pratico che abbiamo vissuto, l'abbiamo visto. Quindi la mancanza di esperienza portava che tutti erano un po' chiusi nelle proprie torri. Poco alla volta queste torri si sono umanamente aperte, quindi il dialogo è cominciato. Scalfaro, a 30 anni, ha partecipato alla stesura della Costituzione. Le nostre generazioni saranno ancora sotto il tetto di mamma e papà. Che posso dire? Non c'è dubbio che noi, di fronte alle vostre generazioni, non siamo nani, ma ci manca poco, noi siamo le truppe piccole. Questo sviluppo che c'è stato, che è dovuto indubbiamente a un mondo che sta meglio, che mangia meglio, un'infinità di regole normali di vita, però ha determinato una certa maggiore fatica nelle scelte. Io da capo dello Stato, quindi ormai dal 92 al 99, quindi erano passati di anni dal 45, no? Passati 50 anni abbondanti, insomma. No? E quando avevo a che fare studenti di terza liceo, studenti di fine
di maturità, insomma. Nei nostri tempi uno cominciava da 15 anni, 16 anni, vorrei fare questo, quest'altro, quest'altro. Io ho ricevuto al Quirinale pochissimi che avessero scelto, avendo già la maturità fatta ed essendo scadute le date per l'iscrizione, ma ci sto pensando, poi magari per non perdere l'anno mi iscrivo, poi eventualmente passo in un'altra facoltà. Molto, molto questo, abbondantemente. Come posso dire, un certo rallentamento sulla maturità del decidere. Di fatto c'è un rallentamento, per così dire, nell'inserirsi nella maggiore età, nel sentirsi pleno iure. C'è un certo rallentamento. Io credo che sia sempre importante che l'educazione sia un'educazione alla responsabilità. E di fronte alla Carta Costituzionale faccio una sintesi rapida e dico: la prima educazione è di pensare dove e come è nata. La conquista della libertà è stata una cosa pesante che ha lasciato morti una serie di migliaia di giovani consapevoli. Io cerco sempre di trasmettere il senso della gratitudine. Io lo sento, io ho spiegato quando sono stato a un'infinità di manifestazioni, ma quando si vedono i nomi di persone ammazzate 10 anni, 8 anni, 6 mesi, tedeschi a volte hanno fatto cose di ogni genere, io dico, parlando al pubblico, questo bambino di 6 mesi che è stato ammazzato in braccio alla madre non lo sapeva. Per me credente adesso lo sa, però io so che è morto per me. Se non personalizzo, quando di colpo si dice e la Carta Costituzionale nasce dalla Resistenza, buonanotte, meglio non dirlo, nasce dai cavoli, va bene? Chiuso. Perché il discorso è un discorso di dentro che deve essere forte, perché storicamente è così. Non c'era la libertà, è entrata in crisi fortemente, col sangue, le morti, i guai, la guerra civile. Finito questo, nasce da questo e per questo una carta. Non esiste un popolo che non l'abbia, non è un popolo evidentemente. Ma ha una sua storia, se uno la spreme dentro deve sentirci cosa c'è dentro. Se non sente questo, sono delle norme messe in fila.